Benvenuti amici di Android Blog, vi starete chiedendo perché siamo all'esterno e in tenuta sportiva, perché oggi proviamo un indossabile che ci aiuta a mantenere la nostra forma fisica. Parliamo di Alcatel Boom Band, andiamo a vedere come funziona, ma prima devo finire l'allenamento. Ed eccoci dunque pronti a vedere cosa contiene la confezione di questo Alcatel Boom Band. Andiamo ad aprirlo e vediamo che oltre al band stesso abbiamo un adattatore per la ricarica tramite classica presa micro USB, un manuale di istruzioni e qui dentro, incastrato nell'involucro di plastica, il vero cuore del dispositivo è questa piccola scatolina nera con i simboli e i LED sulla parte superiore, come potete vedere, che va ad incastrarsi facendo combaciare il verso della freccia con quello della freccia che vediamo nell'involucro di plastica morbida, per poi andare a formare un tutt'uno impermeabile con il dispositivo. Il modello che vedete qui da noi ha un cinturino in stoffa e con la chiusura a velcro che sinceramente non ci sentiamo di consigliare, perché primo rimane bagnato, nonostante tutto il dispositivo sia impermeabile rimane bagnato per molto tempo, e poi insomma va ad infeltrirsi e comunque non rimane poi così bello nel tempo. E qua i simboli che devono combaciare con quelli che della scatolina inserita all'interno e fondamentalmente nient'altro. E indossato è un dispositivo decisamente piccolo e leggero, praticamente non si sente nell'uso quotidiano, è come non averlo addosso, ma in realtà questo dispositivo è solo una piccola parte del Boom Band. Intanto vi faccio vedere come qua si sia macchiato con un po' di biro, non chiedetemi come sia stato possibile, e nonostante abbia provato a tutti i modi a pulirlo, il materiale ha assorbito il colore e diciamo non si riesce a riportare allo stato originale, purtroppo. Per quanto riguarda la modalità di switch tra modalità giorno e modalità notte del dispositivo, si fa tutto tramite picchiettamenti sul dispositivo. Adesso vi faccio vedere, ad esempio, se io faccio così 4-5 volte viene attivata la modalità notte, lo vediamo dal LED che è lampeggiato e dal fatto che sia in corrispondenza con la lunetta. Se io lo faccio di nuovo vado ad attivare di nuovo la modalità giorno, e questo sono per 5 o 6 picchietti, mentre se io picchietto un paio di volte tipo così, e abbiamo dei LED che ci mostrano la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo durante il giorno. Quello che fa di questo band una band smart è l'applicazione che noi andiamo a installare sul dispositivo. Non è ancora sullo store, si trova sul sito di Alcatel, vi metterò poi il link nell'articolo di recensione. Andiamo a vedere come questa applicazione sia strutturata. E apriamo l'applicazione che si chiama Boom Band Life, spero che ci vediate, ma alziamo un attimino la luminosità del telefono. Ecco, fondamentalmente l'interfaccia principale è questa. Abbiamo questo bel cursore circolare che ci indica le fasi durante il giorno, sarebbero assimilabili ai passi o tutti quei movimenti che ricordano il movimento di un passo, le calorie bruciate e i chilometri percorsi. Devo dire che un attimino sovradimensionata questa stima, secondo me sono decisamente meno i passi che andiamo a fare. E l'applicazione in questo caso è connessa al dispositivo e va configurata nel primo avvio con i nostri dati di peso, il nostro dato di altezza e la ricerca Bluetooth del dispositivo stesso. E in realtà non va sempre a buon fine, a volte capita di dover riavviare il Bluetooth anche durante l'uso. È successo un paio di volte in 15 giorni di trovare la connessione persa e dover spegnere, riaccendere il Bluetooth e rifare l'accoppiamento del dispositivo. Vi parlo subito delle impostazioni. Le impostazioni le vedete qui, possiamo impostare un allarme, vibrazione direttamente sullo smart band anche quando il telefono è silenzioso per svegliarci, possiamo impostare un allarme con 5 luci che lampeggiano quando ci allontaniamo troppo dal dispositivo, in realtà bastano 2-3 metri per avviare questa
quest'allarme, quindi io l'ho tenuto spento perché sennò sarebbe sempre lì a vibrare. Il promemoria chiamata che ci avverte tramite vibrazione luce lampeggiante quando riceviamo una chiamata e anche a telefono silenzioso, soprattutto utile a telefono silenzioso. Promemoria sincronizzazione sonno praticamente attiva la modalità silenziosa al telefono quando noi andiamo a attivare la modalità sonno che qua chiama standby, e il promemoria attività tutti i giorni a determinata ora lui ti avverte a che punto siamo del nostro dispositivo. Vi parlo di autonomia. L'autonomia è decisamente buona, faccio 5 giorni completamente connesso. Il Bluetooth è Bluetooth 4.0, quindi consuma decisamente poco. Continuando con l'analisi dell'interfaccia, cliccando sul cursore possiamo vedere un grafico che funziona solo in modalità landscape che ci dà i passi, le calorie, i chilometri durante il giorno, durante i 7 giorni o durante l'ultimo mese. Noi l'abbiamo testato abbastanza approfonditamente. Per quanto riguarda le altre impostazioni, si può fare lo switch nella modalità sonno che ci dice quanto tempo abbiamo dormito e quanti capovolgimenti e quante volte no, ci siamo svegliati. Qui un grafico più accurato che ci fa vedere le informazioni precedenti in modo un pochino più chiaro e divisi anche rispetto ai giorni. E come potete vedere, stasera, questa notte è andata abbastanza bene. Se io vado a ieri, ad esempio, adesso switch in modalità notte, possiamo vedere che sono maggiori i momenti in cui mi sono svegliato. Questo funziona abbastanza bene, più o meno corrisponde a ciò che mi ricordo durante il sonno. Una limitazione importante per quanto riguarda l'Alcatel Boom Band è il fatto di doverla mettere sul braccio che usiamo di meno, probabilmente per problemi di algoritmo del calcolo dei passi. Questo comporta che, come nel mio caso, quando si ha l'orologio sul braccio sinistro, bisogna aggiungere un nuovo dispositivo anche al braccio sinistro. Non avrei problema fossi mancino, ma purtroppo così è. Per quanto riguarda l'applicazione, più o meno è tutto. Abbiamo anche la possibilità di condividere con tutte le applicazioni che permettono la condivisione presente sul nostro smartphone, e un'applicazione che risulta comunque nel complesso abbastanza scarna, non ci fa inserire le calorie consumate, non si interfaccia con altre applicazioni e quindi diciamo che è fatta bene, un buon lavoro, ma lasciato un pochettino a metà. Anche la stima dei passi va ancora un pochino affinata. Cosa di buono, come ho detto prima, la leggerezza e il fatto di non sentirselo praticamente addosso. Comunque, impostando un obiettivo, che mi ero scordato di far vedere che si può impostare un obiettivo, in base ai passi che facciamo in media di giorno, metterlo più alto può aiutarci a consumare più calorie durante il giorno. Quindi se io faccio 10.000 passi durante il giorno, lo imposto a, che ne so, 15.000, la sensibilità di 1.000 passi, quindi si può impostare bene, e vado a impegnarmi durante i giorni successivi a rispettare l'obiettivo che mi sono posto. E probabilmente questa Alcatel Boom Band andrà venduta in bundle con Alcatel Idol X Plus che abbiamo visto a Barcellona. Non vi sono informazioni e prezzi per quanto riguarda una libera vendita per un prodotto comunque interessante, ma ancora con un pochino troppe limitazioni. Limitazioni che mi stavo scordando di dire riguardano anche il sistema operativo, in quanto funziona solo con i dispositivi aggiornati ad Android 4.4 KitKat con dispositivi dotati di Bluetooth 4.0. Per questa recensione di Alcatel Boom Band è tutto. Un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.